Andrea, ci siamo, questa volta funziona. Allora, volevo dirti che, dato che sei un mio ex allievo, siamo in contatto su Facebook, vedo sempre fotografie meravigliose di gente allegra che sta con te, vorrei che tu raccontassi un po', anche per i tuoi compagni che magari ti rivedono, ma per curiosità mia, un po' la tua vita, che cosa stai facendo e come è nato tutto. Ok, in questo momento sono a Londra da quasi 10 anni, vivo a Londra e lavoro a Londra. Lavoro per un'azienda che produce occhiali da sole, da vista, che sicuramente conoscerai, che è la Luxottica, un'azienda italiana che ha un ufficio in Inghilterra. E in questo momento il mio lavoro è, se lo dico in inglese, retail analysis, l'analisi delle vendite. Faccio parte di un team particolare in ufficio che analizziamo le vendite dei negozi. Quindi un'attività molto specifica. Sì, diciamo. Un lavoro d'ufficio, un lavoro normalissimo d'ufficio. Lavoro d'ufficio. Che però non sembra ucciderti troppo, vero? No, assolutamente, devo essere sincero. Allora, io so che sei andato in Inghilterra per imparare la lingua, diciamo, standoci un'estate, e poi quest'estate è diventata 10 anni e un lavoro lì. E adesso hai anche comprato casa, giusto? Sì, qualche mese fa. Qualche dopo mese tanti fa. Anni ce l'ho fatta. Ecco, quindi diciamo è una scelta, ormai una scelta che ti lega a Londra in maniera definitiva, per quanto oggi ci sia qualcosa di definitivo, no? Sì, esatto. Per il momento credo che vada bene così. È piacevole rimanere in questa bellissima città, il lavoro sta dando delle belle soddisfazioni, ecco. Però probabilmente non vivrò a Londra per sempre. Sì, no, per sempre oggi non esiste non, più. Non credo, esatto. Ma due parole un po' sui ragazzi italiani che devono andare all'estero, che vanno all'estero. Allora, sì, questa qua è una cosa che ci tengo a dirla perché... vedo nei giovani che stanno studiando in questo momento, vedo una grandissima voglia di fare delle belle cose nel mondo del lavoro. Li vedo entusiasti, vengono a Londra d'estate per lavorare vicino a me, vicino a noi, durante il loro periodo chiaramente fuori dai corsi universitari, e mi dispiace vederli da un lato un pochino diffidenti o un pochino timorosi di quello che gli aspetta finito l'università, ma dall'altro li vedo con una passione per quello che hanno studiato incredibile, sono bravissimi, sono eccezionali. Sì, la creatività che hanno è incredibile, parlano le lingue, viaggiano molto di più probabilmente di quanto non avessi fatto io 15-20 anni fa quasi, sono giovani pieni di entusiasmo e spero appunto che anche la situazione in Italia sia migliore, insomma, presto, perché questi ragazzi giovani meritano di più, insomma, okay. Li vedo. Ok, adesso per non fare troppo i seri sociologi o eccetera, veniamo un po', le cose che mi piacciono molto sono le foto che mi mandi per quell'organizzazione, come si chiama? Allora, si chiama One Site, è un'organizzazione no profit di cui Luxottica è... Cos'è gestisce, lo sponsor? Gestisce, lo praticamente gestisce. C'è un dipartimento che fa parte proprio dell'azienda che organizza in paesi in via di sviluppo, Sud America, Africa, Thailandia, organizza dei laboratori dove praticamente permette alla gente che non può accedere ad un test della vista, ad un paio d'occhiali da vista. Ecco. Permette loro di avere questa possibilità? Possibilità, cioè, di ma avere cos'è? Un paio d'occhiali. È un'analisi della vista e anche l'offerta del prodotto? E anche l'offerta, sì. Praticamente si organizza un laboratorio, la gente inizia a entrare, ci sono i dottori, ci sono i volontari, in questo caso la mia esperienza è stata ad Accra, in Ghana. Partirò quest'anno per la Thailandia a ottobre. I volontari naturalmente i volontari devono spiegare. Noi fanno la parte più umile del lavoro, però per esempio... In cosa consiste, diciamo? La registrazione iniziale, l'analisi della vista, quella tipica di quando andiamo all'oculista, leggi la lettera e incominciamo a fare una prima parte di nostra analisi.
Poi dopo passano dai dottori, okay. E i dottori vanno più nello specifico, e alla fine sempre i volontari, poi il dottore mette il nome del paio d'occhiali da dare e dispensiamo l'occhiale. Ecco, dispensiamo vuol dire che proprio li date gratuitamente. Diamo l'ultima fase, si chiama in inglese dispensing. È quando praticamente il volontario dà l'occhiale da vista alla persona. Ed è meraviglioso vedere tanta gente. Per me in Africa è stata un'esperienza stupenda, perché è bellissimo vedere i bambini con per la prima volta un paio d'occhiali da vista. Nel senso che perché non hanno mai avuto un paio d'occhiali da vista. E quindi per la prima volta percepiscono il mondo in maniera nuova, regalano dei sorrisi straordinari. Uh-huh. Poi è molto bello dal punto di vista anche culturale, bellissimo, perché quel giorno lì le donne, gli uomini, quando vengono a fare, sanno che c'è questa organizzazione no profit che loro legano non ad un'azienda italiana ma ad un'azienda americana in realtà, e quindi l'America che arriva è stupendo, perché mettono tutti i vestiti, gli abiti belli che hanno. Ho sentito dire da chi ha più esperienza in queste cose, che ha fatto più di questi laboratori in giro per il mondo, che addirittura vanno a chiedere al vicino il vestito per venire a fare un evento, diciamo, interessante, festoso, molto bello. Io molto ho fatto di nuovo la domanda, così me ne sto 2 settimane fuori dall'ufficio, ecco. Okay. e andrò in Thailandia, Bene, attento ai massaggi in Thailandia, ok. Insomma, non proprio per quello, ma non vale per quello. Se capiterà, ascolta, ma diciamo per andare anche verso il termine di questo, sai che i video oggi in rete non devono essere troppo lunghi, sì, no? Vai. Ecco, qualcosa, ritorniamo alla tua vita privata, ma ho sentito dire che ti sei sposato o hai una compagna, cosa precisa per i tuoi amici che non lo sanno ancora. Sono fidanzato con una ragazza australiana, quasi 4 anni. Ecco. Quindi non sono sposato. Non sei sposato. Ma comunque convivi, sì, immagino, sì, no? Non ancora. No, non ancora, siamo ancora in fase di studio. Sì, esatto. Ma ecco, la gente, i ragazzi della tua età, che atteggiamento ha nei confronti, diciamo, del matrimonio, della coppia, della famiglia? Vuoi sapere la mia opinione? Sì, certo. Non quella stagione. Prima o poi probabilmente succederà anche il matrimonio, sì, ecco, sì. Ma può darsi che anche una convivenza, non vedo nessun problema avere anche magari un figlio fuori dal matrimonio, certo. Sono così legato a delle regole, assolutamente, però probabilmente un figlio sarebbe più che il matrimonio, probabilmente un figlio prima o poi verrà il momento. Interessante, va bene. E allora cerchiamo di chiudere dicendo ancora una cosa che hai in mente, diciamo una cosa più importante, che è un commento sulla tua situazione. Molto soddisfatto in questo momento, molto felice. Lo si vede. Sì, molto molto felice. Credo che finalmente posso dire, in questi ultimi 2 anni ho avuto delle belle soddisfazioni, partendo dalla decisione di andare via, di andare a Londra. Dopo tanti sacrifici sono contento e spero di continuare su questa. Per me il 2012 è stato un anno straordinario. Bellissimo. Spero di continuare così, su insomma, senza grandi progetti. Un po' fatalista lo sono. Nel senso che aspetti un po' che la vita ti porti. Un po' fatalista lo sono, ho questa mia teoria personale che in qualche maniera qualcosa di positivo mi arriva. Ecco, molto però bene. Sono un... Credi nella tua buona stella. Però, esatto, diciamo così, Eugenio, credo sì, nella mia buona stella. Nella mia buona stella, eccola qua. Ok, ti ringrazio tanto e grazie, ti saluto. Grazie a te, Eugenio.